Ma ciao e benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Luciana e questo è il mio canale. Se non sei iscritto, iscriviti e ricorda di attivare la campanella per non perderti i miei video. Cosa facciamo oggi? Oggi ci trucchiamo con pochissimi prodotti. E vi faccio vedere il trucco che tendo a realizzare ogni volta che devo fare una videoconferenza, videochiamata con i miei colleghi e non solo. Ma tutto questo dopo la sigla! Ebbene sì, cari e care, molte aziende si sono adoperate a portare avanti il lavoro tramite smart working e questo comporta 1, 2, 3 volte a settimana delle videochiamate dove si programma, si pianifica e tutti noi ci coordiniamo a portare avanti il nostro lavoro. E quindi cosa si fa in questi casi? Io, come potete vedere, mi vesto come se stessi andando al lavoro e poi mi metto una foto di come sono vestita. Adesso vi faccio vedere come mi trucco. Non uso molto, però devo dire che la mia figura la faccio. Allora, tenterò di fare questo video con il parlato perché i miei vicini al momento sono bravi, buoni e non stanno rompendo. Inizio subito con un prodotto per fare la base. Non utilizzo in questo periodo il fondo, ma utilizzo questo Milk Boost di Clarins che devo dire che non mi sta dispiacendo. In più, essendo un prodotto che va a colorare il viso e a scaldare l'incarnato, mi sta aiutando tantissimo in questo periodo. Quando lo applicate lo vedete bianco, poi queste microparticelle a contatto con la pelle si scaldano ed esce fuori il colore. Quello che serve in questo periodo perché guardate come mi sono ridotta. Restando a casa per tutto questo tempo, avete visto? A contatto con la pelle sparisce il bianco e appare il colore. Questo prodotto mi piace un sacco perché profuma di pesca. E in questo periodo devo dire che non mi dispiace. Vado ad aggiungerne un altro po' per completare il resto del viso. È un prodotto che potete pure modulare, quindi se non vi piace l'intensità di colore che si va a creare, potete farne altro. Ho finito il mio correttore e devo andarlo a comprare, ma non mi sembra questo il momento. E quindi ho trovato in valigia questo correttore che l'ho preso l'anno scorso, ho fatto il video, è stata una addetta alle vendite di acqua e sapone che mi ha detto: "Ah, signore, è uguale a tarte". Mi sono lasciata, come diciamo in Sicilia, impolpettare e l'ho preso. Tra l'altro mi ha dato il colore sbagliato perché non è il mio colore, io di solito utilizzo un colore. Una chiamata di lavoro, devo rispondere. Continuiamo tra un po'. Ho terminato la mia call di lavoro. Adesso sono rimasta così a chiacchierare un bel po' perché dovevo sbrigare delle cose urgenti e queste sono cose che capitano. E adesso vado a sfumare il correttore. Lo sfumo e lo porto un po' nella palpebra. Ecco qua, abbiamo applicato il correttore. Siccome ho la pelle del viso un po' secca,
Non utilizzerò la cipria, ma andrò a scaldare un po' di più l'incarnato con questa palette che mi ha regalato mia sorella per il compleanno e non ho mai utilizzato e ho deciso di utilizzarla oggi con voi. La palette è composta da due illuminanti che si trovano nella parte superiore della palette, mentre nella parte inferiore troviamo due terre, una più chiara e l'altra per il contouring. Questa è la palette numero 01 di Dior Backstage. Allora, andrò ad utilizzare questa qui, la più chiara, vediamo. Ottimo. E basta. Poi voglio prendere con un pennello questo qui, lo vado a mettere sugli occhi, tanto per scaldare la palpebra e basta. Questa qui è di MAC ed è la Teddy. Mettere la matita non è una cosa semplice così, però devo dire che mi sto abituando a truccarmi così. Io di solito mi trucco in bagno, lì in piedi, così seduta diventa un po' più faticoso per chi non è abituato. Quindi ho messo un po' di matita, sì. E poi, perché sto morendo dalla curiosità, voglio andare ad utilizzare questa parte più scura. Che bello! Sì, si abbinano perfettamente. Guardate che bello. Ah, che bello! È un colore che mi piace un sacco. Adesso vado ad applicare il mascara e utilizzo questo di Sien. Lo metto anche giù. Non è male questo mascara. Sulle guance vado ad applicare questo prodotto qui, Lip Milk Mousse di Clarins. È un prodotto per le labbra, ma io lo sto adorando sulle guance. Sulle labbra, non mi piace più di tanto, sulle guance mi fa impazzire. Ne metto un po' qui e un po' qui. Ora lo sfumo tranquilla. È solo per definire dove voglio. Vado a sfumarlo. Guardate che, cioè, è proprio bello, mi piace un sacchissimo. Come dice mia figlia, mi piace un sacchissimo. Poi profuma, mamma mia, che buono. Profuma questo prodotto un sacco. Sa di zucchero filato. Buono. Sulle labbra vado ad aprire questo kit che ho preso tantissimo tempo fa, non so se ancora c'è su Look Fantastic. È un kit di Laura Mercier composto da matita e rossetto. Oggi inauguriamo tutto quello che non ho utilizzato. Carino anche per fare un pensierino a una vostra amica, alla mamma. Poi questa è la matita applicata. Adesso vediamo il rossetto, un rossetto molto bello che si presta tantissimo sia in primavera che in estate come colore. Guardate come dà un tocco di luce al viso, ha una forma particolare con cui potete contornare bene
Il contorno delle labbra. Questo qui si chiama Ala Rose. Bene, cari e cari, questo è il look terminato. Io sono pronta per la mia conference call su Zoom. Fatemi sapere in un commento se vi è piaciuto questo trucco, se lo riproporrete e cosa utilizzate voi per le vostre conference call, meeting. Fammi sapere, sono super curiosa. In più mi piacerebbe sapere quale programma state utilizzando voi con i vostri colleghi per portare avanti il lavoro. Fatemelo sapere in un commento perché è interessante poter capire e scoprire nuovi programmi che ci aiutano a portare avanti il nostro lavoro e non fermarci. Un bacio.